Le notizie del TG Ora. I carabinieri del NOE e del ROS di Caserta hanno eseguito 5 misure cautelari nell'ambito di una indagine su appalti truccati per la realizzazione di opere per la tangenziale di Napoli, assegnati poi a ditte vicine ai clan. Su ordine del GIP, 4 persone sono finite ai domiciliari e una ha ricevuto la misura in carcere. Quest'ultima, l'imprenditore Antonio Piccolo, era già detenuto per la vicenda CPL Concordia. Coinvolti nell'inchiesta anche i suoi figli, Michele e Yolanda, per i quali il GIP ha disposto i domiciliari con l'accusa di intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta è un filone di una indagine che già nel 2015 portò ad altre 6 misure cautelari al sequestro di beni. Tra i reati contestati allora c'era anche quello di associazioni a delinquere di stampo mafioso e uno degli indagati era organico al gruppo Zagaria del clan dei Casalesi. Gli indagati devono rispondere di turbata libertà di incanti e intestazione fittizia di beni, reati aggravati dalla finalità mafiosa. Sotto la lente del PM ora ci sono le gare per 2 importanti opere di manutenzione di un tronco della tangenziale per un valore di 1,6 milioni di euro. 2 funzionari della tangenziale di Napoli S.P.A. sono coinvolti nell'indagine, avrebbero pilotato gli atti delle gare in maniera fraudolenta per aggiudicarle alla Cogepi SRL, imprese edile di cui sono state sequestrate somme di denaro per 700.000 euro. Traffico internazionale di droga dal Sud America all'Italia via Spagna. Arrestate 3 persone di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La polizia di Napoli, supportata dal personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Servizio Centrale Operativo e con la collaborazione di personale dell'Unità de Drogas y Crimen Organizzato di Madrid, hanno dato esecuzione questa mattina a 3 ordinanze di custodia cautelare a carico di insospettabili stabiesi ritenuti gli organizzatori di un imponente traffico internazionale di cocaina dal Sud America alla Campania. Gli arrestati, attraverso la Spagna, importavano ingentissimi quantitativi di cocaina che veniva trasportata a bordo di imbarcazioni munite di doppi fondi. A loro è riferibile il sequestro di 680 kg di cocaina, sequestrata a bordo dell'imbarcazione Scugnizza, intercettata dal personale della squadra mobile di Napoli e dalla polizia spagnola ad Aguilas il 24 luglio 2014. Eseguito anche un ingente sequestro di beni mobili e immobili riferibili agli arrestati. Antonio Iarossi, un imprenditore del settore del marmo di 59 anni di Airola in provincia di Benevento, è stato ucciso in circostanze ancora non del tutto chiarite in Portogallo, nella città di Borba, dove lavorava con la sua azienda. Lo si apprende da fonti qualificate del comune Sannita, guidato dal sindaco Michele Napoletano. Ad Airola vivono la moglie e 2 figli della vittima. L'imprenditore sarebbe stato ucciso sabato scorso con un trapano da un suo dipendente, pare di origine marocchina, in seguito a una discussione per motivi di lavoro. I familiari dell'imprenditore, appresa la notizia, sono andati il giorno di Pasqua in Portogallo e sono in stretto contatto col primo cittadino della città caudina, rimasta sgomenta di quanto accaduto a loro concittadino. Ed è approdata al molo Manfredi di Salerno la nave Gregoretti della Guardia Costiera, che questa mattina ha portato a Salerno 400 migranti. Si tratta del primo sbarco del 2017, il 16° dal 2015. A bordo della Gregoretti, oltre alle 400 persone, hanno viaggiato anche 2 cadaveri. Le salme appartengono a 2 donne recuperate in mare già decedute e le circostanze della morte saranno chiarite dalla magistratura. Dei 400 migranti, 100 resteranno in Campania, 100 in Emilia-Romagna, 100 in Lombardia, 50 in Veneto e 50 nel Lazio, esclusa la provincia di Rimini. Tentato assalto ad un portavalori della Cosmopol tra Solofra e Montoro, nei pressi dell'area industriale del Polo Conciario, all'uscita della galleria. Il conducente del blindato è riuscito a evitare che i malviventi bloccassero il mezzo, nonostante fossero stati sparsi dei chiodi sull'asfalto. Sul posto si è recata la polizia stradale in servizio di pattugliamento e la squadra mobile. Il tentativo di rapina è avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina. Le squadre dell'ANAS hanno dovuto ripulire un tratto di 500 metri di asfalto all'uscita della galleria, che era stato cosparso di chiodi. Nell'ambito dei controlli volti al contrasto dello sfruttamento del lavoro sommerso, le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno individuato un'attività di call center che si avvaleva di personale in nero o irregolare. Nel corso dell'intervento è stata accertata la presenza nel locale di 20 lavoratori dipendenti, dei quali 5 completamente in nero e 5 irregolari, in quanto inquadrati con un contratto di collaborazione pur svolgendo a tutti gli effetti le mansioni di dipendenti. Il titolare dell'attività, di nazionalità straniera, è stato deferito all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, competente per l'irrogazione di una maxi sanzione e per il recupero dei maggiori contributi dovuti e non versati.
Furti e danni delle auto parcheggiate nel centro commerciale Ipercoop Quarto Nuovo di Quarto, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno arrestato in flagranza due ladri, 5 le vetture finite nel mirino dei malviventi, sequestrati anche grimaldelli e chiavi inglesi, oltre a 3 batterie di auto, numerosi vestiti e un autoradio rubati poco prima e restituiti ai legittimi proprietari. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati processati per direttissima. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggio Reale a Napoli hanno trovato una 60enne in possesso di 5 buste per la spesa contenenti 870 grammi di marijuana e 400 bustine di plastica. Il tutto è stato rinvenuto e sequestrato durante una perquisizione domiciliare a Napoli. La donna è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio e dopo le formalità è stata messa ai domiciliari. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.